cioè, giustamente, buonasera, vi chiederete che cosa diavolo ci faccia un giornalista televisivo per giunta semipensionato, arrugginito come me dentro a un'opera di musica contemporanea. Dovrebbe essere la mia la voce, l'io narrante di un viaggio di oltre mezzo secolo nella rabbia italiana, accompagnarlo nell'epoca in cui questa rabbia, questa incazzatura assume anche una riproducibilità mediatica, comincia a poter essere raccontata per immagini e con le voci. Insomma, di quel tipo lì. Dove lavora? Perché c'è un po' di polvere nel naso.